C'è un filo che collega Belluno a Minneapolis negli Stati Uniti, è il filo dell'antirazzismo. Anche qui nel capoluogo si manifesta contro ogni forma di discriminazione sulla scia di quello che sta succedendo oltreoceano. Si die! Si die! Si die! Si manifesta contro il razzismo e contro tutte le discriminazioni di qualsiasi tipo. Non solo il razzismo contro le persone nere, anche il razzismo contro le persone che sono gay o sono bisessuali. O in questo caso col coronavirus c'è stato anche un razzismo proprio con le persone cinesi. E sono anche magari piccolezze che però dopo per una persona sono molto importanti e offendono. Quando di solito in una famiglia, in una comunità c'è una persona che è più debole delle altre, invece l'uomo lo accoglie, lo assiste. Gli artisti che suonano, qualche intervento di persone che hanno subito atti razziali o che comunque combattono contro questo problema, sono tutti ragazzi che o sono artisti o sono comunque attivi in questo problema e siamo ragazzi semplici di Belluno che vogliono dire la loro per questa causa che è molto importante. L'America non è affatto nuova a questo tipo di dinamiche. Dal 1992 in poi, anno delle tremende rivolte di Los Angeles in seguito al pestaggio di un afroamericano da parte della polizia, la situazione non sembra essere cambiata di molto. Nei ragazzi però la speranza è sempre accesa. Anche noi abbiamo voluto prendere l'onda di questa forza che c'è in tutto il mondo ormai, no? Anche se c'era questo problema cioè tuttora il problema del coronavirus, abbiamo voluto farlo lo stesso con le dovute misure di sicurezza, ma ci tenevamo appunto a farla ora perché è importante dire la propria ora insieme a tutti gli altri, perché più siamo e più forti siamo. Io dico che ci sono due cose per combattere il razzismo: viaggiare e istruire.